Ma dunque, non è che ci sia un piano Calergi, semplicemente è la regola della domanda e dell'offerta. Se tu puoi trovare qualcuno che lavori a un prezzo più basso, è del tutto evidente che te ne avvali, secondo la logica del profitto. La mondializzazione utilizza questa norma in due direzioni. La prima è con la delocalizzazione, cioè spostando le aziende della produzione dove i costi dei salari siano più bassi. E l'altra leva è quella di abbassare nella nazione propria i costi di produzione attirando masse di descamisados dall'Africa che facciano il medesimo a prezzi più bassi, quindi possano essere meglio sfruttati loro e porre in essere le condizioni per abbassare i costi del lavoro in generale, evidentemente. Questo è l'obiettivo, no? Quando ad esempio Roberto Saviano dal suo sontuoso attico di Nuova York pontifica asserendo che il primo diritto del mare è salvare dall'annegare le vite umane. Ha ovviamente ragione, perché è evidente, bravo, giustissimo. Quello che omette fatalmente di dire è che tra i diritti del mare non risulta quello di deportare esseri umani dalla costa libica, alla Sicilia. Evidentemente, se uno conosce un po' di diritto del mare, sa bene che è giusto quello che dice Saviano, che bisogna salvare le vite umane, ma sa anche che quando si salva una vita umana in mare occorre riportarla nel porto più vicino, evidentemente. Ora, da quel che ricordo per le mie reminiscenze di geografia, il porto più vicino dalla Libia non può essere quello di Palermo o di Forse. Lampedusa, evidentemente, no? Se c'è la guerra in Libia sarà di qualche nazione limitrofa rispetto alla Libia, la Tunisia, credo che ci Beh, sia lì sempre nei questo c'è dintorni. pure Malta, per Ora, è esempio. evidente qual è la logica di questi processi, credo che lo si sia capito, a meno che non si sia del tutto, come dire, logotomizzati, cioè privati della capacità di logos. La logica è quella di deportare esseri umani, io infatti non parlo né di profughi clandestini, parlo di deportati. Il nuovo colonialismo 3.0 è quello che siamo alla fase 3.0 del colonialismo, eh. Nel mio libro l'ho ricostruita. La prima è quella del commercio triangolare, quando gli europei andavano a fare razzia di schiavi in Africa, li vendevano nelle Americhe e rientravano in Europa con i proventi delle vendite, l'epoca del mercantilismo classico. Il colonialismo 2.0 è quello studiato da Lenin, l'imperialismo come fase suprema del capitalismo, quando gli europei invadevano l'Africa, l'India anche, e sfruttavano in loco i lavoratori. La fase 3.0 è la nostra, dove si destabilizzano i paesi come la Libia a suon di bombardamenti e etici e destabilizzando governi legittimi come quello di Gheddafi, si destabilizzano e si cagionano in tal maniera le condizioni perché gli abitanti di quelle terre siano costretti a fuggire, no? Questo è il punto fondamentale. E in questo modo si deportano masse di nuovi lavoratori a basso costo, peraltro ieri con alcuni amici abbiamo visto come vengono accolti in Sicilia e in Occidente questi lavoratori, nei campi di pomodori a fare lavori. Si dice gli italiani non li fanno più questi lavori, ma in realtà l'obiettivo è proprio quello di tornare a far fare anche agli italiani quei lavori in condizioni disumane. Questo è l'obiettivo dei processi di immigrazione di massa. Nessuno mai che metta in discussione il problema fondamentale, cioè il fatto che oltre al diritto a emigrare, vi è anche il diritto a rimanere nel proprio territorio, nella propria tradizione, nella propria storia. Il vero razzismo, lasciatemi dire, è quello dello storytelling dominante, che si immagina che in Africa ci siano dei rozzi primitivi che non vedono l'ora di venire nell'evoluta Europa, che invece è superiore, che quindi deve accogliere. Ma questo è razzismo allo stato puro. Perché invece non pensiamo che hanno la dignità e il diritto di vivere decorosamente nelle loro terre senza bombardarli, Ecco, ma colonizzare. se noi li bombardiamo, li colonizziamo, li andiamo a massacrare, quelli che devono fare, Ma perché poi insomma bisogna l'uomo in tutto cambiare questo, lo. la Sì, vita umana, questa è la però domanda. bisogna cambiare, permettimi di No, dire, no. bisogna variare l'immagine del mondo. L'immagine del mondo,
di Saviano e del pensiero dominante, io non l'accetto, capisci? Non accetto l'idea che ci siano... Questa cosa del lattico a New York mi ha un po'... No, è vero che c'è il lattico a New York. Di solito vedo questi collegamenti, ma nulla di male, per carità, però è legittimo comprarsi un attico a Nuova York, ci mancherebbe, però è chiaro che fa un po' ridere vedere una persona che pontifica in un lussuoso attico. Dobbiamo essere sicuri se questo c'ha l'attico a New York, no? Ma non c'è nulla di male, ripeto, c'è di male a pontificare in maniera... Scusa.